L'avviso di deviazione dalla corsia di marcia utilizza i dati dalla videocamera posizionata sul parabrezza per correggere la traiettoria del veicolo se si supera in modo non intenzionale la linea continua tratteggiata della strada. Se la funzione di avviso di deviazione dalla corsia di marcia è attivata, le spie e le linee sinistra e destra vengono mostrate in grigio sul quadro della strumentazione. Se la videocamera non rileva né una linea continua né una discontinua, la spia e le linee sul quadro della strumentazione rimangono grigie. Se viene rilevata una linea, la spia e le linee vengono visualizzate in bianco. Se la telecamera rileva solo una linea, tale linea viene visualizzata in bianco sul quadro della strumentazione. Il rilevamento funziona a una velocità compresa tra i 65 e i 160 km/h. Quando si attraversa una linea inavvertitamente o il veicolo si avvicina al bordo della strada senza aver acceso uno degli indicatori di direzione, la telecamera rileva il rischio e attiva il sistema che a sua volta ruoterà il volante in modo da correggere la traiettoria. Questa spia e la linea interessata sul quadro della strumentazione diventano gialli. Se, nonostante la correzione della traiettoria, la funzione di avviso di deviazione dalla corsia di marcia non è in grado di evitare il pericolo, la spia e la linea attraversata sul quadro della strumentazione diventano rossi. Il sistema inoltre invia un avviso tramite una vibrazione nel volante per richiedere al conducente di riprendere il controllo del veicolo. Infine, se la funzione di avviso di deviazione dalla corsia di marcia è in funzione e rileva che le mani del conducente non sono sul volante o che il volante non è stato mosso, sul quadro della strumentazione viene visualizzata questa spia arancione, accompagnata dal messaggio «Mantieni il controllo» e dall'emissione di un segnale acustico. Per attivare la funzione di prevenzione dell'abbandono della corsia di marcia, è necessario prima configurare la funzione di mantenimento della corsia nella schermata centrale di OpenRLink. Aprire la sezione veicolo e selezionare Ausili alla guida. Quindi aprire il menu Mantenimento corsia di marcia. Selezionare l'avviso di deviazione dalla corsia di marcia. Premere questo pulsante per attivare la funzione. Sul quadro della strumentazione viene visualizzato il messaggio Mantenimento corsia di marcia on. E questa spia e la spia integrata nel contattore si accendono entrambe per avvisare che la funzione è stata attivata. Quando la funzione di avviso di deviazione dalla corsia di marcia è attiva, l'avviso di abbandono corsia si attiva automaticamente anche se non è selezionato sullo schermo multimediale. Se non è stata selezionata alcuna funzione nel menu mantenimento della corsia di marcia del sistema multimediale, quando si preme questo pulsante sul quadro della strumentazione, viene visualizzato il messaggio «Mantenimento della corsia di marcia non configurato» e la spia sul contattore rimane spenta. Per disattivare questo ausilio alla guida, premere nuovamente questo pulsante fino a quando sul quadro della strumentazione non viene visualizzato il messaggio «Mantenimento della corsia off». La spia sul contattore si spegne e la spia e le linee scompaiono dal quadro della strumentazione. Può inoltre essere selezionato dallo schermo multimediale. Per un maggior comfort è possibile regolare alcuni parametri come il livello di vibrazione del volante e la sensibilità di rilevamento della linea. Dal menu Mantenimento della corsia premere Avviso di deviazione dalla corsia di marcia. È quindi possibile scegliere tra tre livelli di sensibilità: tardi, standard e presto. Se si imposta la sensibilità di rilevamento linea su ritardata, la linea viene rilevata solo quando viene attraversata. Con l'impostazione di rilevamento standard, l'avviso viene emesso quando ci si avvicina alla linea. Con l'impostazione anticipata, invece, il conducente verrà avvisato quando si avvicina alla linea. È inoltre possibile scegliere uno dei tre livelli di vibrazione di avviso. Tenere presente che a ogni avviamento del motore, la funzione di prevenzione dell'abbandono della corsia di marcia mantiene le stesse impostazioni di quando il veicolo è stato spento. Se la funzione è stata attivata, rimarrà attiva all'avvio successivo.
Per verificare il corretto funzionamento dell'avviso di deviazione dalla corsia di marcia, assicurarsi di mantenere sempre puliti videocamera e parabrezza. In determinate condizioni, ad esempio con scarsa visibilità o curve a gomito, la funzione può essere temporaneamente non disponibile. In questo caso, le linee e la spia vengono visualizzate in grigio. La funzione di prevenzione dell'abbandono della corsia di marcia non funziona in retromarcia. La funzione deve essere disattivata quando si entra in un'area con diversi segnali stradali, ad esempio in caso di lavori stradali. Se sul quadro della strumentazione vengono visualizzati questa spia e il messaggio «Controllare telecamera anteriore», il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia ha rilevato un guasto. Contattare un rappresentante Renault per risolvere il problema. Il sistema di avviso di deviazione dalla corsia di marcia non deve comunque sostituire la vigilanza del conducente. Prestare sempre attenzione alle condizioni di traffico e alle aree circostanti.